E allora, ciao ragazzi, ben ritrovati. Oggi torniamo a fare una recensione sul libro e sono molto contento perché parliamo di Licia Troisi. Mai mi sarei immaginato nella mia vita di parlare di un libro di Licia Troisi, perché come sapete bene, Licia Troisi è una delle nostre veramente autrici di spicco nell'ambito fantasy. Vi devo dire chi è Licia Troisi, ve lo dico anche perché comunque sia è scritto qui nella terza di copertina. Licia Troisi è una autrice, scrittrice romana, nata nel 1980, ci sbagliamo di 3 anni, è l'autrice fantasy italiana più venduta nel mondo, grazie allo straordinario successo delle saghe del mondo emerso, della ragazza Drago e dei regni di Nashira. Laureata con una tesi sulle galassie nane, ha collaborato con l'Università di Roma, Tor Vergata, come astrofisica. Questo è il suo primo romanzo giallo. E ragazzi, per questo qua io mi sono appunto approcciato a questa scrittrice. Come è andata? Ragazzi, vi devo dire che è andata veramente un successo, è andato molto molto bene. L'altro giorno, 2 giorni fa, mi sono trovato nuovamente a trasferirmi a Roma. Ecco, devo dire che l'ho letto nelle 2 trasvolate, cioè nella tratta Catania-Roma, Roma-Catania. Sono 187 pagine, quindi non è che sia poi così tanto lungo, lo vedete anche qui, è della Marsilio Lucciole. Vedete qua, il prezzo è di, mi pare che era 15 euro, eccolo qua. Prezzo di 15 euro. Bellissima la copertina che già ci immerge nel mondo. Di che cosa? Dell'astronomia. Infatti il titolo è La luce delle stelle. Tant'è che anche lo stesso protagonista si chiama Gabriele Stelle. E quindi devo dire che, a parte che ho letto uno dei più begli incipit che mi sia mai capitato nella vita, tant'è che sono stati molto furbi e intelligenti e l'hanno riportato anche nella 4ª di copertina. Ve lo leggo perché è veramente bello. In principio era l'occhio nudo e qualcuno che decise di alzarlo verso il cielo. Il telescopio era di là da venire e la scienza come la conosciamo oggi non esisteva. Eppure da lì che ebbe inizio la catena di eventi che ha portato a quella notte fatale. Allora ragazzi, innanzitutto 2 parole, perché così veramente Licia Troisi ha sempre avuto, diciamo, anche se io non l'ho mai letta, però mi è capitato in passato, da amante dei libri mi informo un pochino, no? Poi Licia Troisi mi è sempre stata simpatica, anche perché ha una certa somiglianza anche con la cantante Silvia Salemi, siciliana, quindi mi è sempre stata simpatica, anche perché a volte mi è capitato di sentire in passato un'intervista in cui, adesso io non mi ricordo a chi la paragonavano, no? Come grande scrittrice, grande autrice, e lei invece di dare la classica risposta che danno quelli là che hanno una grande, diciamo così, autostima di sé, o comunque sia, sapete, a volte uno risponde, no, io sono io ho il mio modo, non mi piacciono i paragoni. Lei invece ha risposto, magari, no, facendo quel paragone. Quindi da lì mi è scattata subito una simpatia. Poi tra l'altro penso che sia anche una persona molto simpatica. Mi sono arrivate voci da parte di qualcuno che si intende di fantasy, dicendo che mi hanno detto, no, ma comunque sia, guarda che comunque lei è stata raccomandata di qua, di là. Io non ci credo, ragazzi, a queste voci. Magari poi, ma dico, ma per sfondare in questi ambiti letterari, anche in carriera, anche in diversi mestieri, vi dicendo, sembra un appoggino, una spinta, ci vuole da qualche parte. Però è indubbio che lei abbia delle capacità, perché ragazzi, uno può avere magari, dice, ma la raccomandazione per pubblicare il primo libro, ma lei ne ha pubblicati veramente tantissimi e adesso è arrivato pure a pubblicare il primo giallo. Allora, ritornando, diciamo così, al discorso del libro, allora devo dire che essenzialmente è un giallo, va bene? Però essenzialmente lei l'ha inteso come una critica alla società capitalistica, cioè che vuol sempre ottenere il massimo, deve sempre sfruttare. Naturalmente c'è anche una sorta di morale, no? Lei, come vedete, si è laureata appunto, è un'astrofisica, però poi effettivamente poi è finita a fare un altro tipo di mestiere, no? Quello dello scrittore, ecco. E anche un invito, ragazzi, a se voi vi siete dedicati una vita perché avete avuto una passione, vi dicendo, però poi magari volete cambiarla, volete fare altro, ecco, non vi fate problemi, perché poi ci sono i giudizi degli altri che vi dicono, ah, però hai fallito di qua, di là. Invece uno deve seguire sempre quello, chi dice, quello che lo fa star bene, ecco, come la canzone magari di Caparezza, no? Devi fare solo quello che ti fa star bene. E appunto la critica, e poi io, ragazzi, ci sono passato, perché ora capirete un pochino meglio di che cosa sto parlando,
Perché effettivamente la carriera del dottorato, del tirocinante, di chi porta le borse, diciamo così, al direttore, al professore, vi dice che è una brutta vita a livello universitario, perché alla fine ti ritrovi a fare delle mansioni che non sono di tua competenza. Anzi, vi parlo per esperienza personale, anche per cose che mi hanno raccontate, che magari io non ho vissuto in prima persona. Ma per esempio, quando io ero a scuola di specializzazione, c'erano addirittura dei turni organizzati per portare fuori il cane al direttore, oppure per portare la macchina a lavare. Ecco, questo tutto c'ha ma non ha niente a che vedere, diciamo, col lavoro di medico, di dottore, ecco, che uno mai si potrebbe immaginare, no? Ma effettivamente queste cose succedono, e mi fa capire che queste cose succedono anche nell'ambito dell'astrofisica, quindi di chi lavora in questi osservatori astronomici. Ed è qui che è ambientato appunto questo giallo. Così entriamo dentro il romanzo, diciamo, tutta la parte critica e della morale e le cose del libro ve l'ho già dette prima. Adesso invece addentriamoci, senza naturalmente fare spoiler, non vi dirò niente di che, però vedete che è ambientato in questo osservatorio astronomico che l'autrice non ha voluto identificare. Cioè, lei stessa lo dice alla fine: io l'ho inventato di sana pianta questo osservatorio astronomico, vi do anche delle coordinate, ma poi ho messo XX, no? Se volete potete cercare su Google Maps, per esempio. Consiglia alla fine anche degli osservatori astronomici, come per esempio ce n'è uno bellissimo nel nord del Cile, ma devo dire che io sono fortunato perché, per esempio, qua c'è l'osservatorio astronomico di Serralanave che è sull'Etna. Io vado puntualmente ogni fine agosto, vado a visitare perché mi piace sempre guardare le stelle, perché sono appassionato di fantascienza. Mi piace comunque sia andare a osservare i pianeti, le nebulose, Saturno con i suoi satelliti e dice, insomma. Mi sono immerso, diciamo, in questa ambientazione anche perché so, ho visto come sono fatti i telescopi, come si muovono, cosa osservano, tutto lo studio che c'è, no? Sulla luce, per esempio, che noi osserviamo, no? Le stelle che magari in questo momento osserviamo, ma possibilmente non ci sono neanche più, però a distanza di centinaia di migliaia di anni ancora ci arriva la luce che hanno emesso tanto tanto tempo fa. Allora, ragazzi, quindi inventa questo osservatorio astronomico dove, per la precisione, mi sono appuntato la pagina. In realtà non ho appuntato nulla, sto andando molto a braccio, però me le ricordo, 187 pagine, sto andando un pochino anche a memoria. Ci sono praticamente 6 astronomi, un medico e 4 ingegneri in questo osservatorio astronomico. La vicenda si svolge tutta in una notte, dalle 6:30 fino alle prime luci dell'alba. Detto 6:30, forse dovevo dire 20, vediamo da quanto parte, dalle 20:30. Ecco, la vicenda si svolge dalle 20:30 fino alle prime luci dell'alba, diciamo così, quasi meno 10 ore. Ecco. Che succede? Praticamente un blackout. C'è un blackout. Spengono tutte le luci, con danni veramente gravissimi a questi telescopi che devono essere messi in una posizione di sicurezza, no? Tutti i dati che in quel momento stanno raccogliendo, si parla di svariati danni da molti, molti, adesso non so, migliaia, se no di euro, insomma, di danni. Però sta di fatto che in mezzo a questo blackout avviene un omicidio. Ecco, la Licia. Scusate, la chiamo così, si chiama così, però io do anche questo tono di confidenza, siamo praticamente coetanei. Ambienta il classico delitto da camera chiusa. Lei è grande appassionata, ha scoperto tra l'altro qui. Io credo ci sia molto anche di autobiografico in questo romanzo. Credo che anche uno dei personaggi che fanno parte di questa equip, no? Dei personaggi di astrofisici e vi dicendo sia lei stessa. Ecco, quindi molte cose secondo me sono narrate anche per vicende vissute nella vita. E ho scoperto che il suo romanzo preferito, per esempio, è Il nome della rosa, no? Di Umberto Eco, ma si ispira anche a tanti che tanto vengono nominati, perché Gabriele Stelle, che è uno appunto dei personaggi, spilungone, classico ragazzone nerd, ecco così, appassionato di Sherlock Holmes, Poirot, Miss Marple, no? I grandi investigatori, e insomma sarà lui poi a guidare la combriccola alla ricerca appunto dell'assassino. Devo dire che mi ha suscitato una sensazione veramente di claustrofobia, devo dire, perché questo osservatorio è isolato, quindi tutto intorno c'è il deserto. Effettivamente poteva anche essere ambientato su una stazione spaziale, effettivamente mi ha dato la stessa sensazione claustrofobica. Insomma, c'è un assassino che gira fra di loro. Non sanno chi è, ma sanno che è uno di loro, appunto. E quindi lì parte tutta una serie di sospetti, di interrogatori, di paure che poi vengono instaurate, e questo, ragazzi, porta tutto a girare le pagine veramente con una velocità incredibile.
La Licia è molto brava nello scrivere, devo dire che è una scrittura molto coinvolgente, sa come scrivere un giallo anche se è la prima volta, perché mette sempre alla fine del capitoletto sempre quell'input in più, quel colpo, piccolo colpo di scena appunto alla fine del capitoletto, che poi ti porta naturalmente a leggerlo. Io comunque sia seduto fra due persone nel mio seggiolino dell'aereo andavo avanti così proprio a ruota. Ecco, vedete un pochino com'è la scrittura, no? Qui per esempio descrive un combattimento, perché poi ragazzi si sente, no, quella tensione salire a fior di pelle fra di loro. Mi ha ricordato tutta una serie di vari film, ma qua adesso non li voglio neanche star qui a nominare, però diciamo questa ambientazione è qualcosa più o meno che già conosciamo, che abbiamo già visto, ma non l'ha inventato certamente lei, no? Il delitto da camera chiusa, però devo dire che l'ha saputo scrivere molto bene. Allora, per esempio, sentite qua: lottarono a terra, un combattimento che, si disse Gabriele, da fuori doveva apparire abbastanza comico. Uno spilungone secco come un chiodo e un uomo panzuto di mezza età, entrambi con un'esperienza pari allo zero spaccato nelle risse, che si agitavano scompostamente a pochi passi da un giardino sperduto in mezzo a un deserto sconfinato. Se fosse stato un libro, sarebbe stata una commedia. Comunque, chissà come, Gabriele azzeccò un pugno, glielo assestò allo stomaco e Matt rimase a terra piegato in due. Nel frattempo accorse Mariella, tutto ok, vi dice. Beh, ragazzi, questo è veramente il tenore molto molto scorrevole, quindi devo dire che mi ha fatto veramente piacere, ci ho goduto nella lettura di questo, perché veramente era tanto tempo che non mi capitava anche di leggere qualcosa veramente di scritto così bene e così scorrevole. Allora, naturalmente sul giallo non dirò nulla, allora, però sinceramente ora ho fatto tanti complimenti naturalmente a Licia Troisi, però io da lettore di gialli, di thriller, vi dicendo, non mi sono sfuggiti, ecco, diciamo così, una serie di trucchetti che magari lo scrittore attua nel deviare i sospetti, diciamo così, da qualcuno. E c'è anche bellissima questa parte, mi ha fatto impazzire. Ora magari vediamo se ora riesco a trovarla. Eccola qua. C'è magari una macchia, insomma, un qualcosa che l'assassino ha scritto, no? L'assassino, scusate, la vittima ha scritto prima di morire col dito, la fantozzi, no? Scrivo col sangue, ecco, ha scritto col sangue per terra il nome appunto dell'assassino. Però sta di fatto che era vicino a una piscinetta d'acqua, quindi questa scritta col sangue si è un pochino annacquata e quindi non si riesce a vedere il nome dell'assassino. E da là, ecco appunto, sì, è bella questa parte, perché tutti quanti cercano di interpretare. La prima lettera sembra una M, quindi c'è Matt, c'è Mariella, ci sono alcuni personaggi che le altre potrebbero essere delle T, insomma, anche qui, insomma, Non vi posso dire, ecco, non vi posso spoilerare, però devo dire la verità che il nome dell'assassino, comunque sia, me l'ero immaginato, ecco, non vi dico che me lo sono immaginato fin dalle prime pagine, però un po' la mia esperienza di lettore di gialli, di thriller, mi ha portato, e alla fine comunque sia, ero curioso per andare a vedere se era quello lì, ecco. Poi mi aspettavo anche un controcolpo di scena un pochino alla Jeffrey Dahmer, però devo dire che forse nella mia testa, ecco, ho un po' esagerato, diciamo così, nelle mie aspettative, però devo dire che alla fine, come dice all'inizio, non è forse neanche tanto importante, ecco, così il giallo in sé che poi va a raccontare, che è pur sempre piacevole, ripeto, però appunto è la critica diciamo così, a questa società capitalistica, cioè devi sempre produrre un lavoro scientifico, devi sempre far produrre di più, non ti devi mai riposare, c'è la competizione appunto con altri, non si vive bene questa cosa, perché effettivamente la ricerca scientifica dovrebbe essere posta e dovrebbe avere come fine, diciamo così, principale quello del bene dell'umanità, no? Cioè, io faccio uno studio in ambito medico, anche qua in ambito astrofisico studiano le stelle, ma per portare avanti il progresso, diciamo così, e le nostre conoscenze scientifiche. Invece il più delle volte, ecco, purtroppo devo dire che a volte mi è capitato, per esempio, perché ho fatto anch'io ricerca, spesso si fanno le ricerche solamente per fare curriculum e per ottenere un posto migliore, quindi dalle ricerche più assurde che vengono fatte in ambito medico, ma ho capito che vengono fatte anche in altri ambiti scientifici, no, e servono solamente per accumulare. C'è appunto un capo qui che si chiama Samantha Bridges,
che è molto antipatico. Ecco, questo qua magari non ve l'ho detto, i personaggi sono ben caratterizzati, anche se un filino stereotipati, no? C'è il classico capo che è antipatico, c'è il classico appunto nerd, c'è il classico, vabbè, insomma, non ve li voglio, però devo dire che facendo in questo modo un romanzo che è molto, diciamo così, giusto, quasi 200 pagine, però, ecco, non potendo andare e dilungarsi molto, diciamo così, nella caratterizzazione dei personaggi, anche perché ce ne sono, non che poi vi confondete, ognuno, cioè, no, Gabriele è italiano, quindi si familiarizza subito che è appunto il protagonista principale, ma c'è il medico che è Mariela, che è di origine appunto credo sia spagnola, poi c'è Pilar, poi c'è Ugo, poi c'è Mette che è un inglese, ecco, belle loro parlate nel frattempo che vanno alla macchinetta, no? Che l'italiano che prende il tè, l'inglese che invece prende il caffè, dice ma come, dice tu che sei italiano ti bevi il caffè, ma valla a spiegare a uno straniero che il caffè americano annacquato fa schifo, preferisce naturalmente bersi il tè, e poi ci aggiunge il latte come per esempio fanno gli inglesi, no? Belle queste cose, si vede che anche lei ha vissuto e è stata a contatto con varie tipi, poi credo anche lei comunque si conosca veramente molte lingue, e come appunto è richiesto anche agli astrofisici, perché lavorano appunto in osservatorio astronomico, ci sono varie appunto varie persone che vengono da vari paesi, e quindi è giusto comunque, poi naturalmente tutti gli studi, non lo sapete ma credo di sì, che tutti gli studi scientifici vanno scritti in inglese, naturalmente pubblicati in quella lingua, e mi è piaciuto. Ragazzi, in generale io ve lo devo consigliare, è veramente un ottimo passatempo, un ottimo giallo, e un'ottima scrittura, quindi ragazzi l'ambientazione, i delitti da così da camera chiusa certamente incuriosisce sempre, perché sai che comunque sia l'assassino non può venire da una parte esterna, può spuntare così un nome all'improvviso, ma deve essere uno dei sospettati, e quindi ci si gioca lì un pochino a fare Sherlock Holmes, Miss Marple, ecco diciamo il protagonista, che ecco l'unica cosa magari che tende un pochino a ripetere, per esempio abbiamo capito che Gabriele è un tipo che arrossisce facilmente, no? E arrossisce diciamo così fino alla punta dei capelli, però questa cosa la ripete un pochino spesso, dice Troisi, almeno due o tre volte la ripete, no? Arrossì fino alla punta dei capelli, ma magari la prossima volta di in modo arrossì a un po', non so, divenne rosso come un pomodoro, ecco, invece no, sembra arrossì come fino alla radice dei capelli. Vabbè, sono quiz Willy, veramente trovare, veramente fare temperare veramente la punta, come si suol dire, veramente trovare il pelo nell'uovo. Comunque sia, per me sono veramente 15 euro spesi bene, ve lo consiglio, lo trovate, è uscito da pochissimo, io l'ho comprato penso un mese e mezzo fa, se non due mesi fa. Comunque sia, lo trovate facilmente in ogni libreria, secondo me vi portate a casa un ottimo passatempo, un ottimo libro, e così io per la prima volta ho letto Licia Troisi, mi ha fatto molto piacere. Se lei continuerà a scrivere, ha detto che qui è stata una pausa, diciamo così, suggerita da qualcuno, le ha detto ma perché scrivi qualcosa in ambito astronomico, e lei l'ha voluto fare così, un po' come per rompere un pochino la routine. Allora Licia, se tu continui a scrivere, a pubblicare anche per la Marsilio, che mi piace molto, anche perché le ha lette e quindi non ho bisogno, io li perdo continuamente, ecco, io ne ho 2000 lasciate apposta di segnalibri, però io li vado perdendo, non so come, li perdo ovunque, quindi il fatto di avercelo qua con questa bella edizione tascabile la Marsilio, che poi io le uso come segnalibro, per me sono ottimi. Vabbè ragazzi, vi ho annoiato abbastanza perché credo di aver sparato abbondantemente i 10 minuti che mi ero prefissato. Seguite il mio consiglio, non ve ne pentirete, e noi ci vediamo naturalmente al prossimo video. Ciao.